Eccomi qui. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo a fare una cosa veramente bellissima, una cosa che sognavo da piccolo e che facevo in realtà quando ero piccolino, perché non avevo la possibilità di uscire, non avevo la possibilità di andare fuori a giocare con gli amici perché magari dovevo fare un sacco di compiti e lo facevo a casa insieme ai miei fratellini. Sto parlando di una casetta, sì, di un fortino che facevo a casa con tutto quello che mi capitava. Ora io non so se voi avete mai fatto una cosa del genere, non so se avete mai visto un video simile, però io proverò a fare uno di quei fortini in vecchio stile che facevo quando ero piccolo. Ero proprio un architetto da bambino. Però prima di iniziare, se anche voi volete essere dei piccoli vichinghi e imparare tutti i segreti del mestiere, mi raccomando di lasciare un like a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun video. Solo così sarete dei veri vichinghi. Adesso però, siccome sono da solo, mi verrà un po' difficile riprendere il tutto. Magari piazzerò la videocamera ferma in un punto, vedrete tutto l'occorrente, vedrete tutto quello che serve e lo potete fare anche voi a casa, quindi mi raccomando, potete fare questo fortino che vi rifuggerà da tutti i mostri che ci sono nella nostra atmosfera. Bene ragazzi, per fare questo fortino avete bisogno chiaramente di uno spazio e io in questo caso sto utilizzando questo spazio qui. Ora qui è tutto bello illuminato perché sto mettendo delle luci, ma per farvi vedere tutto in maniera molto chiara. Poi chiaramente quando il nostro fortino sarà pronto ci sarà una bella sorpresa, perché andremo a spegnere le luci e vi farò vedere il tocco di classe di questo fortino, ragazzi, perché è qualcosa di veramente figo. Se avete un divano, chiaramente potete utilizzare quello come supporto. Io in questo caso utilizzerò le sedie, queste qui che sto fregando a mia madre. Speriamo che non se ne accorga e speriamo che perda tempo, così io posso fare sto fortino in santa pace. Ok ragazzi, allora mi sposto, lascio la videocamera lì, vi faccio vedere tutto il procedimento. Praticamente dovete fare o un quadrato oppure fate un cerchio con tutte le sedie in base a quelle che avete a casa. Ora, scusate se mi vedete dalla distanza, ma purtroppo non posso fare altro. Oggi il regista mi ha abbandonato. Prendete le sedie e dategli una forma. Io userò un quadrato come forma, come struttura del nostro fortino e mi appoggerò al muro per coprire l'altra parte, quella posteriore, ok? Quindi prendiamo le sedie e le mettiamo qui. Questa qui, in questo caso, visto che è dello stesso colore, la mettiamo qui. Ok, le attacchiamo e questo qui, insieme a questa, le mettiamo così, sì. E poi volendo potrei fare anche una cosa del genere. Quando ero piccolo facevo ste cose stupide che tipo provavo a dormire così. Mamma mia, ma è scomodissimo però. Ai, ai, oddio, no. Non ho più l'età per fare queste cose. Adesso dovete utilizzare un lenzuolo, quindi se non ce l'avete fregatelo a mamma o altrimenti fatevelo dare, perché sapete, le mamme molte volte si arrabbiano perché se noi gli sporchiamo le cose, mamma mia, valle a sentire. Quindi io ho preso questo lenzuolo dalla mia cameretta e lo utilizzerò per coprire e farò tipo un grande tendone, perché chiaramente dobbiamo dare una struttura. Lo apriamo così, guardate che bel giallo ragazzi. E non è gusto un crudo? E non è gusto un cotto? Olè! Ok, così, con i piedi puzzolenti al vento. Va bene ragazzi, allora andiamo a mettere qui a coprire più che altro il nostro fortino. Ok. Dopo aver disposto il nostro lenzuolo così, ok, a mo' di capanna, adesso dobbiamo mettere questo qui, che è un piumone che ho fregato sempre a mia madre. Mamma mia, si arrabbierà tantissimo, ma non me ne frega nulla perché voglio fare il mio fortino oggi. Allora andremo a coprire fondamentalmente un lato, ok? Scusate se ogni tanto passo da qua, chiaramente se ne va la luce perché poi copre il paletto e non ci posso far nulla. Mettiamo questo qui, benissimo. E chiaramente dall'altra parte devo anche mettere qualcosa. Aspetta, posso fregare un plate? Un attimo. Ok, andiamo a mettere questo qui. Bene ragazzi, a questo punto, dopo aver coperto il tutto, aver messo anche il plate da quel lato, abbiamo un fortino bicolore, anzi tricolore, perché ragazzi è un misto, chiaramente non è una cosa professional. Però questo è un fortino casareccio su due piedi. Chiaramente vi do un piccolo consiglio: se volete potete prendere una scopa e metterla all'interno, così per tenere il tetto su. Mettetela proprio al centro che farà da base per il nostro tetto. Altrimenti lasciatela così, perché il nostro fortino sarà bello comunque. La cosa figa, adesso ve lo faccio vedere però all'interno, è che qui abbiamo gli scaffali per poggiare le cose. Questa cosa è veramente bellissima. Ho modellato il nostro cornicione così, facendo proprio una piccola svolta, guardate. Così viene proprio un arco. Aspetta, ve lo faccio vedere così. Guardate che figo, cioè io da piccolo mi facevo
facevo sempre questi fortini così, in un quarto d'ora già erano pronti. E se volete, chiaramente, potete aggiungere dei cuscini qui sotto, perché chiaramente il pavimento è un po' scomodo. O addirittura utilizzate un altro piumone e mettetelo in fondo, lo piegate su due parti, così sarà più morbido, e lo mettete qui. E potete anche fare un pisolino. Ma adesso però dobbiamo spegnere le luci e dobbiamo addobbare il nostro fortino. E io ho portato una cosa molto carina. Avete presente le lampadine di Natale, quelle che accendono a LED? Guardate, io ho queste qui per l'albero, no? E restano sia con la luce fissa, oppure potete spostarle così. Aspetta, ho sbagliato. Ecco, così va bene. Queste qui le ho comprate dai cinesini e sono addirittura a batteria, quindi saranno ottime per quello che dobbiamo fare se non abbiamo delle prese vicine. Altrimenti fatevi dare dai vostri genitori le lampadine, quelle che si usano per l'albero, e attaccatele ad una presa di corrente in modo tale che potete utilizzarle così senza che finiscano le batterie e poi le dovete sostituire. Adesso io ne ho un altro kit e andrò a metterle sul nostro fortino. Ma guardate che figata! Peccato che ne avevo soltanto due kit, infatti ne ho messo uno qui sul tetto, così si vede, e un altro l'ho messo qui sul cornicione. Ok, adesso andremo a spegnere tutte le luci e vedremo come si vede al buio. Non vedo l'ora di entrarci! Ragazzi, ho lasciato soltanto una luce accesa, guardate che spettacolo! Adesso spegnerò anche quella, ma qui c'è un altro tocco di classe, perché il vichingo ancora ha un altro asso nella manica! In realtà non è nella manica, ma è sul divano. Vado. Ecco qui questi due cuscinetti che vado a mettere lì, così sarò più comodo. E adesso un'altra sorpresa, perché qua le sorprese non finiscono mai. Praticamente qui ho una piccola candelina che vado ad accendere, ok? Ma non la posso mettere così perché va tutto a fuoco e siamo rovinati se non morti. Quindi adesso prenderemo questa lanterna qui e andremo a mettere la nostra candela qui. Guardate che bella! E chiaramente con la lanterna saremo protetti, perché il fuoco chiaramente non va a toccare direttamente nulla. Ovviamente stiamo attenti! Anzi, è meglio forse non utilizzare le candele. Se avete una torcia, è meglio. Una torcia elettrica è perfetta, proprio in perfetto stile americano. Andiamo all'interno e spegniamo tutte le luci. Speriamo che non venga nessuno, altrimenti mi vado a rifugiare nel mio rifugio. Rifugiare, rifugio. Bello! Ragazzi, guardate che spettacolo! Oddio, fa quasi impressione! Ho messo le luci fisse, sembra una grotta, mamma mia, che meraviglia! Adesso ragazzi, voi mi accompagnerete all'interno del fortino e mi farete compagnia, ok? Siete pronti ragazzi? Mi raccomando, distruggiamo di like questo video, anche se non mi vedete, ve lo giuro, sono Vito. Aspetta, anzi, prendo la cosa, altrimenti mi sa che nessuno più mi riconosce. Ecco, sono Vito. Happy birthday to you! Happy birthday... Ma che spengo, cretino, io che poi la devo accendere, non c'ho più manco l'accendino, dove? Ok, che spettacolo! Scusate, ma chiaramente ci vado un po' stretto, perché sono un po' più grandicello, ma non mi ricordavo di essere così. Sono all'interno del mio fortino, posso osservare tutto il mondo. Si sente un po' di eco? Sì, probabilmente sì. Qui ci voleva il manico della scopa sul serio, perché ormai sono alto. Io mi ricordo che quando facevo ste cose ero un metro e un succo di frutta. Adesso sono diventato grande e quindi non ci vado più. Guardate che figa la nostra lanterna appoggiata lì sulla sedia. Chiaramente ragazzi, assicuratevi che questo sia chiuso e non sbatta da nessuna parte, altrimenti siamo rovinati. Ogni tanto fa bene tornare bambini. Quanti ricordi. Ragazzi, devo dire che questo fortino è veramente uno spettacolo. È bellissimo, solo che sinceramente spegnendo le luci ha tutto un altro fascino, perché si illumina, perché è qualcosa di meraviglioso, ha un'atmosfera bellissima, addirittura con i due cuscini all'interno si può anche riposare. Ora, per apprezzare la vera bellezza dovrei spegnere la luce, però purtroppo poi voi non vedete nulla e quindi non posso spegnere la luce, a meno che poi quando finisco il video spengo la videocamera, spengo anche le luci e farò un bellissimo riposino. Vado, sparisco all'interno del fortino. Guardate che meraviglia, cioè, bellissimo ragazzi. La prossima volta mi porto il computer e guarderò un film all'interno. Bubu, settete! Oddio, così sembra inquietante, sembra tipo un film dell'orrore. C'è buio, però è bellissimo così. Se i miei genitori dovessero buttarmi fuori di casa, verrei qui a dormire. E poi in realtà è sempre dentro casa, però vabbè.
dettagli. Mi raccomando ragazzi, se volete vedere altri tipi di fortini, scrivetelo qui sotto in un commento che io cercherò di portare una serie su questo. Farò dei fortini ogni volta sempre diversi, sempre più belli, sempre più complessi. Il mio sogno è sempre stato quello di fare una casetta sull'albero, chi lo sa, e magari un giorno di questi il mio sogno si realizzi per bene. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando di spolliciare come i vichinghi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. L'hashtag di oggi è Fortino Casareccio, scrivete qui sotto Fortino Casareccio e lascerò un bellissimo fortino. Cioè, se devo mettere a fare costruzione a casa dei fan non avrei più vita praticamente. Lascerò un bellissimo cuoricino a tutti coloro che lo faranno. Io adesso vado all'interno del mio fortino, noi ci rivediamo in un prossimo video.